Salve, benvenuti al Festival Lei, lettura, emozione, intelligenza. Siamo arrivati oggi al terzo giorno della sezione del nostro festival dedicato agli incontri con le autrici e gli autori. Abbiamo chiesto a diverse personalità del mondo della cultura, del giornalismo, della filosofia e della scienza di raccontarci quali sono le sfide, secondo loro, che stiamo affrontando in questi tempi così complessi. Quali sono gli obiettivi o le cose che dobbiamo costruire? Abbiamo fino ad oggi ricevuto moltissime risposte, punti di vista, e anche oggi abbiamo in programma quattro incontri che cercheranno di declinare, per l'appunto, questi temi in diversi modi. Il programma di oggi è ricchissimo, incominceremo alle 17, tra qualche istante, con Marina Pierri, con un incontro dal titolo Eroine, come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire. Alle 18 ci sarà Maurizio Pallante con Il diritto di non emigrare. Alle 19 Davide Sisto con Homo Cyborg, la sfida del digitale per un'umanità migliore. E alle 20 l'ultimo incontro con Gianluca Maggi, Il sorriso individuale e collettivo nonostante tutto. Tutta questa sezione del nostro festival, quella con degli incontri con le autrici e gli autori, è seguibile in streaming nel sito del nostro festival www.leifestival.it e su Facebook nella pagina del festival. Passiamo subito dunque all'incontro che stiamo per vivere assieme con Marina Pierri, una scrittrice, un'autrice collaboratrice del Corriere della Serie e della Sera, che si è occupata di serie TV, un tema così, diciamo, diffuso ultimamente, ma organizza anche un festival proprio dedicato alle serie TV a Milano. Il tema dell'incontro è un interessantissimo punto di vista che cerca di sfruttare proprio le eroine, i personaggi femminili delle serie TV come lenti di ingrandimento per capire la realtà della condizione femminile, come questa viene raccontata. Questo incontro verrà diretto e Marina Pierri verrà intervistata da Cristina Marras. Vi ricordo che questo primo incontro è stato organizzato in collaborazione con la libreria Miele Amaro di Cagliari e con la libreria Miele Amaro di Nuoro. Adesso io passerò in silenzio e lascerò la parola a Marina Pierri e Cristina Marras con l'incontro, per l'appunto, Eroine. Come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire. A dopo. Benvenuta. Ciao Cristina. Ti hanno già presentato, quindi io mi butto subito a parlare del libro Eroine, che faccio vedere, che mi ha appassionato. L'ho letto tutto d'un fiato, ho preso un sacco di appunti, quindi ho un sacco di cose da chiederti. Eroine, come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire? Prima di iniziare lo metto qua vicino a Miranda Giulai, così lo vediamo durante la nostra chiacchierata. E la, oh, mia prima, che bello. La mia prima domanda, Marina, riguarda proprio il titolo. Sappiamo quanto è importante scegliere il titolo giusto per un libro, anche perché spesso quello che ci spinge a prendere in mano un volume di cui non conosciamo l'autore o l'autrice, di cui non sappiamo niente, è proprio il titolo. Mi ha colpito la tua scelta del verbo fiorire. Le serie TV che possono aiutarci a fiorire, perché fiorire non ad esempio quello che sarebbe stato più ovvio o più comune come crescere? Che differenza fai tra la crescita e la fioritura? Beh, c'è una grande differenza, nel senso che innanzitutto vorrei dire che questa parola, appunto, di fioritura personale parlano spesso i Tlon. Questo è un libro che esce per edizioni Tlon. I Tlon hanno una loro poetica che è molto precisa e dunque si occupano molto spesso di questo tema. Cioè, quando si parla di fioritura personale si parla dell'obiettivo di divenire se stessi in tante occasioni. Diciamo, come me, sceglie di utilizzare la lingua italiana, che come sappiamo è un po' scivolosa in questo senso, a me capita anche di elidere almeno nel parlato la lettera finale per includere anche le persone
che non si identificano in nessuno dei due generi, quindi dico anche stess, ecco, stessi, stesse e stess. Quindi si tratta un po' di fare un esercizio di ricongiungimento con il proprio sé. In questo senso diciamo che la fioritura credo restituisca dei termini, restituisca qualcosa di molto più interessante semplicemente della crescita, perché appunto soprattutto abbinata a insomma un titolo come eroine. In realtà pensavo che mi avresti chiesto perché l'hai chiamato eroine, che mi sembrava invece una cosa più una domanda. No, effettivamente capisco che insomma il concetto di fioritura ha molte basi, sicuramente molto rilevante. Invece il libro si chiama Eroine proprio perché è un libro sul viaggio dell'eroina e contrapposto al viaggio dell'eroe, e anche perché io sono, diciamo, da persona che fruisce tante storie, da persona che studia anche sceneggiatura, da persona che lavora letteralmente con la serialità televisiva da tanti anni, l'idea di un'epica nella quale appunto un personaggio fiorisce, dunque un personaggio poi si avvicina a essere se stessa, nel mio caso un personaggio femminile, e ho pensato che potesse riverberarsi invece quella che è l'esperienza personale, l'esperienza femminile e l'esperienza umana. Ecco Marina, tu hai giustamente detto che la tua è un'esperienza che nasce, che si basa sul guardare le serie TV, e io vorrei proprio cominciare analizzando come la serialità televisiva è cambiata, come la rivoluzione digitale ci ha portati da un palinsesto che come spettatrici e spettatori ci costringeva a vedere quello che c'era. Tu potevi scegliere guardo, non guardo, magari me lo registro, me lo guardo più tardi, però quella era la scelta. Adesso noi siamo diventati, abbiamo diciamo un potere di scegliere quale tipo di serie guardare, che ce n'è un'infinità rispetto a quanto non fosse 15 anni fa, ma anche come, dove, quanto guardarla. Ecco, come questo nuovo modo di guardare ha cambiato lo stesso modo in cui vengono scritte le storie? Beh, moltissimo. Questo, insomma, bisogna fare alcune considerazioni tecniche per rispondere a questa domanda. La più importante delle considerazioni tecniche è legata alla pubblicità, nel senso che nel modello palinsesto, che è proprio della cosiddetta televisione lineare, essenzialmente le serie TV vengono tuttora, perché il modello della televisione lineare, del palinsesto, non è assolutamente morto ma vive e lotta con noi, e venivano scritte per ospitare degli spazi pubblicitari. Questo aveva delle ricadute precise. Faccio un esempio: quando noi guardiamo una fiction della Rai, noi dobbiamo tenere comunque in considerazione che quell'episodio è costruito per ospitare in sé dei momenti di stacco, dunque magari avrà delle maggiori ridondanze in termini di sceneggiatura, perché comunque si considera che non tutte le spettatrici, non tutti gli spettatori siano insomma veramente attenti a quello che stanno guardando, ma al contrario possono essere casuali, dunque possano anche allontanarsi, possano tornare e in questo senso abbiano il bisogno di non perdere il filo della trama. Quindi già questa è una differenza. Ricordiamo continuamente. Esatto. Cioè, come sai, è un po' lo spiegone, no? È il classico spiegone, sì. Nel senso che diciamo, allora ti sei allontanato un attimo, ti faccio un brevissimo riassunto di quello che stava succedendo in maniera tale che immediatamente ti riagganci, mentre al contrario il modello della televisione on demand, così come noi oggi lo conosciamo e lo fruiamo, che è quello poi di Netflix, di Apple TV Plus, è un modello che nasce senza pubblicità. In questo senso la scrittura è molto molto più fluida, con una variante in più, e cioè il fatto che molto spesso, diciamo nella maggior parte dei casi, anzi sempre, quando noi vediamo delle serie TV che sono concepite per la televisione lineare, prendiamo in considerazione che possa trattarsi di appuntamenti settimanali, dunque che io possa vedere un episodio di quella serie una volta alla settimana, è sempre stato così, ma sono anche sempre esistite le maratone, cioè la differenza è che prima ce le registravamo in maniera un po' fai da te, magari usavamo il VHS, per chi ancora, insomma, vuole andare ancora più indietro, il video 2000, eccetera, eccetera,
E naturalmente poi anche tutte le tecniche di registrazione del palinsesto che oggi esistono, non lo so, per esempio su Skype posso tranquillamente registrare un appuntamento e vedermelo più tardi, mentre invece con la televisione on demand delle piattaforme che ho menzionato prima è proprio invece il modello a rilascio immediato, il che vuol dire che avendo tutta una stagione immediatamente disponibile io posso gestire il mio tempo, ma soprattutto la scrittura viene un po' liberata da alcune briglie che altrimenti dovrebbero esistere, perché è chiaro che tu non costruisci lo stesso show se è uno show concepito per essere uno show settimanale o è uno show concepito per essere uno show a rilascio immediato. Cioè queste due cose hanno entrambe un grossissimo impatto sulla scrittura. Faccio un esempio. Non so se tu hai visto True Detective, che è andato appunto su HBO negli Stati Uniti, è venuto come la maggior parte degli show HBO, è arrivato su Sky Atlantic da noi. Io l'ho trovato, questo ti parlo di forse un paio di anni fa, quando è uscita la terza stagione, forse all'inizio dell'anno scorso. Io l'ho trovato un po' difficile da seguire settimanalmente, proprio perché aveva una trama molto complicata. Lo stesso vale per tante altre serie, mentre invece solitamente diciamo bisogna pensare che la scrittura per la televisione on demand può concedersi qualcosa di più. Pensa a Dark, la serie Netflix, che non sarebbe stato possibile probabilmente su base settimanale, perché altrimenti il livello devi prendere nota, devi prendere appunti mentre guardi. Sì, pensa che fa ridere, no? Io non smetto mai di essere affascinata da Lost in questo senso. Lost è stato un precursore, un prodotto che rappresentava... Sì, è stato un precursore, ma soprattutto è stato veramente un trade union tra due epoche televisive, nel senso che è stata una serie TV che è nata in seno alla televisione lineare, ma in realtà era già una serie che avrebbe beneficiato enormemente della televisione on demand, perché aveva appunto un livello di trama abbastanza, insomma, che possiamo paragonare bene o male a quello appunto di Dark, che era molto molto complicata per i tempi, però aveva ancora tutta la pesantezza della televisione lineare. Faccio un esempio: il fatto che noi oggi guardiamo stagioni su Netflix, sempre sulle piattaforme on demand, noi guardiamo questi show, mediamente possono essere fatti da 6, 8, 10, esagerando 12, 13 episodi, ma non di più. Mentre invece pensa che fino a pochi anni fa, cioè parliamo di appunto quando c'era Lost, che così era il 2008, il 2009, il 2010, era invece molto frequente trovare degli show che avessero delle stagioni composte da 24 episodi. 24 episodi tantissimo, non era in grado di stare dietro a quel passo, perché aveva invece una scrittura che potremmo più facilmente accostare alla televisione contemporanea on demand, a quella della televisione delle piattaforme. Quindi in questo senso abbiamo subito l'idea di due mondi che convergono in un prodotto, cosa che poi non è più successa, nel senso che non c'è stato a oggi un vero erede di Lost. C'è stato sicuramente Game of Thrones, che comunque era molto meno complicato e aveva una base letteraria, quindi in ogni caso era molto diverso, mentre invece quello che è accaduto con Lost in realtà non ha, io credo, paragoni nella stretta contemporaneità. Ecco, cioè, non che Lost non fosse contemporaneo. No, ma io mi rilascio proprio a Lost perché mi dà la possibilità di introdurre il concetto della spettatorialità, cioè nel libro tu parli proprio di come oggi alle spettatrici e agli spettatori venga chiesto attivamente di collaborare, di mettere insieme i pezzi di una storia che spesso viene non solo narrata sul canale televisivo, ma esula dal canale televisivo per rimbalzare sul fumetto o magari anche su un videogioco o su un'altra piattaforma. L'ho trovato particolarmente interessante perché so che tu hai fatto studi molto approfonditi di semiotica, quindi riprendiamo anche la teoria del lettore di Umberto Eco, e lo trovo affascinante come tu abbia fatto questa analisi guardando le serie TV. Cioè, ci vuoi dire, ce lo vuoi raccontare? Grazie Cristina. Sì, io diciamo in realtà indirettamente io sono un'allieva di Umberto Eco, perché mi sono laureata a Bologna con il suo assistente in semiotica. Insomma, per me proprio è una materia con la quale sento da quando sono molto giovane una grandissima affinità. E la ragione per cui io continuo a essere, ho scritto eroine, è anche
per via della mia enorme fascinazione semiotica nei confronti della morfologia della fiaba. In realtà io penso che eroina sia soprattutto questo, cioè è io quello che dico sempre è che è una storia, perché in realtà non è una tassonomia, cioè non c'è un catalogo di eroine, sono incastonate comunque all'interno di una griglia narrativa, dunque abbiamo una vera e propria storia, che però è una storia sull'architettura delle storie, e quella storia è il viaggio dell'eroe, che nel mio caso si contrappone e s'appone al viaggio dell'eroina. Però, ecco, per quanto riguarda la spettatorialità, vorrei parlare di una cosa di cui finora non ho mai parlato nelle presentazioni perché non c'era. Ed è una serie che è disponibile adesso su Sky, tra l'altro, che si chiama The Third Day. Non so se ne hai sentito parlare o se qualche persona che ci sta guardando ne ha sentito parlare. È una serie TV molto interessante, è una serie TV horror, quindi non è proprio per tutte le persone, però ha un grande attore al suo centro che è Jude Law, e la serie ha una struttura che è estremamente interessante, perché ha una prima parte a protagonista maschile e una seconda parte a protagonista femminile, ma nel mezzo tra queste due parti quello che ha fatto HBO e quello che ha fatto Dennis Kelly, che è lo showrunner di The Third Day, hanno inserito una sorta di puntata immersiva di cui si poteva fare esperienza anche dal sito di HBO, nel quale si aveva la possibilità di vivere nel paese dove è ambientata la storia, cioè quindi di esplorare una giornata tipo delle persone che abitano in quel posto. Questo per me è un raggiungimento veramente straordinario ed è proprio la rappresentazione della mia idea di spettatorialità partecipante. Cioè, in altre parole, allora, la spettatorialità non è mai passiva, quindi togliamo subito questo luogo comune dal tavolo. Cioè, nel senso che Harold Laswell negli anni 50-60 si parlava della teoria del proiettile magico, ma poi successivamente quella idea è stata ampiamente migrata, e invece negli anni 70 è subentrata la ben più interessante teoria della coltivazione, quindi che raccontava proprio di come i mass media infilassero dei semi che poi appunto germogliavano, cioè fiorivano nelle persone, e qui insomma ci ricolleghiamo anche un po' al punto. Però io credo che al di là del fatto che la spettatorialità non è mai passiva, perché comunque quando noi guardiamo in realtà noi coniughiamo, stiamo facendo un esercizio cognitivo attivo di gestione di quello che noi conosciamo con quello che invece non conosciamo. Quindi mentre noi guardiamo stiamo in realtà già scandagliando tutto quello davanti ai nostri occhi con un filtro specifico, che è quello del nostro bagaglio di conoscenze, il nostro bagaglio di convinzioni. E questo è già tantissimo. Però certamente con la rivoluzione digitale sono arrivati dei veri e propri strumenti per rendere ancora più partecipativa la spettatorialità, tanto che io, anche se questo non c'è in eroine, parlo di vera e propria riscrittura. Quando quello che sono con Lost è stato questo, cioè quello che ha mandato in tilt Damon Lindelof e Carlton Cuse agli inizi degli anni 10, è stata proprio questa improvvisa possibilità delle persone che guardavano Lost di mettere in dubbio le scelte di chi scriveva. Questo è stato veramente un'enorme novità, se si considera che è successa in tempo reale, cioè nel senso che Lost ha avuto una gestione molto delle persone, degli sceneggiatori, delle sceneggiatrici, quindi ha avuto anche diversi accidenti produttivi per strada. Dunque quello che è successo è che le persone sempre di più hanno finito per portare avanti la trama, le persone hanno scritto Lost ancora prima che Lost fosse scritto, in tanti casi, e in altri casi lo hanno talmente analizzato, lo hanno aperto, lo hanno smontato come un giocattolo, ricomponendolo in altri modi e molto spesso parlando addirittura in maniera diretta agli autori di Lost, dicendo: ma perché non avete fatto così? Cioè, faccio un esempio, quando è finito Breaking Bad, un'altra serie, un altro show famosissimo, Damon Lindelof, l'autore di Lost, ha scritto una lettera ai fan di Lost perché tantissime persone gli dicevano su Twitter: vedi, Damon Lindelof, è così che avresti dovuto concludere il tuo show. Cioè, questo ci parla di un livello di dialogo tra la lettrice, il lettore, l'autrice, l'autore e l'opera che probabilmente non ha precedenti storici. E questo perché
oltretutto l'esistenza dei social network ha anche notevolmente cambiato le cose. Cioè, nel senso, io sono ancora meno passiva nel momento in cui io guardo qualsiasi serie, adesso allontanandoci dall'esempio Lost, cioè se io guardo, non lo so, appunto, se guardo The Third Day, come ho fatto, e poi ne parlo qui con te, in realtà io ti sto proprio dimostrando in maniera molto precisa come la mia spettatorialità è tutt'altro che passiva, perché io ho elaborato quello che ho guardato e te lo sto restituendo in forma di dialogo uno a molti, di fatto questo è, questa diretta è un broadcast, quindi naturalmente già lo sto facendo, ma io posso anche scrivere un post su Instagram, oppure posso scrivere un post su Facebook, oppure posso scrivere un articolo su Medium, e questo proprio mi dà un termine molto molto concreto di paragone con quello che accadeva poi effettivamente in passato, quando scrivere, diciamo comunicare faccia a faccia era più semplice, ma invece accedere alla dimensione del broadcast per la spettatrice e lo spettatore era molto più difficile, invece se noi ci pensiamo questo accade tutti i giorni. Un altro aspetto che ho trovato molto interessante nel tuo libro, che rende il tuo libro anche incredibilmente contemporaneo, vale la pena leggerlo per parlarne con i vicini di casa e in famiglia, è che tu auspichi e reclami la restituzione delle storie alle persone rappresentate nelle storie. Perché cosa è successo? Che soprattutto nella televisione lineare a palinsesto, ma comunque persiste anche adesso, perché se andiamo a vedere le cifre, la maggior parte degli showrunners, ma anche le persone che poi mettono i soldi e quindi decidono che tipo di storia viene raccontata, appartengono ad una categoria abbastanza monolitica che si può riassumere a colpi d'accetta: maschi, eteronormo ad un certo tipo, bianchi, e queste persone tendono a raccontare se stessi. Ecco, invece tu spieghi come sia fondamentale non solo raccontare altri tipi di storia, ma mettere i protagonisti, mettere il soggetto, far diventare l'oggetto soggetto. Ma affascinato appunto perché porta il tuo libro al centro di quello di cui si parla proprio oggi, anche quando non ci rendiamo conto che stiamo parlando di questo, invece è proprio di questo che stiamo parlando. Assolutamente. Anche adesso con le lezioni di Kamala Harris stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di rappresentanza. E visto che ho, diciamo, poco fa ho citato appunto la teoria della coltivazione, per dare subito un'idea del discorso che con molta sapienza hai ricostruito, va detto che Gerbner ai tempi parlò di annientamento simbolico. Cosa voleva dire? Voleva dire che già negli anni 70, questa è una teoria del 76, Gerbner parlava di come la visibilità sia uno strumento di potere. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso decidere quali storie ottengono i riflettori, a quali storie è concesso il palcoscenico e quali storie rimangono invece dietro le quinte oppure sottoterra, dunque sono sepolte e sommerse. Naturalmente queste decisioni, che sono decisioni, non c'è bisogno di facce strane, queste sono decisioni politiche al 100%, la narrativa, anche se non lo vuole, anche se non lo desidera, la narrativa è politica, anche la narrativa più disimpegnata del mondo racconta qualcosa della polis, del mondo globale nel quale noi oggi abitiamo, ma succedeva anche prima, è sempre successo, ci sono tantissimi studi che parlano del fatto che è impossibile per qualsiasi storia non contenere qualche forma di ideologia, fosse anche semplicemente anche quella dell'autrice, dell'autore che le ha composte, attingendo appunto al grande serbatoio dell'inconscio collettivo. Però, diciamo, quello che la tua domanda, per rispondere, io vorrei portare proprio un esempio di come funziona la filiera televisiva, perché io mi auguro sempre che queste presentazioni, oltre a essere, insomma, egoisticamente funzionali a far sì che il mio libro venga comprato, cosa che mi rende molto contenta, però cerco sempre di far sì che queste presentazioni lasciano anche qualche cosa alle persone che stanno guardando, che magari non sono esperte del mondo della serialità televisiva. Tu hai detto una cosa molto vera e molto giusta prima. Per parlare di questo semplice fatto, ossia della necessità di restituire le storie alle persone rappresentate, noi non possiamo non tenere conto dei numeri.
un dibattito che sia sensato sull'annientamento simbolico, dunque sulla scelta della non visibilità e della rappresentazione, deve essere nutrito dai dati, altrimenti si parla soltanto di pancia, si parla sempre di opinione, si parla sempre di dittatura del politicamente corretto, che in realtà non è altro che, come direbbero gli analisti e le persone che si occupano di marketing, sentiment, è veramente soltanto sensazione a pelle, opinione che viene insomma non dal cervello ma in qualche modo da un sentire che ha anche qualche cosa di istintivo. Quando noi oggi vediamo tantissime persone oggi dicono adesso le serie TV sono fatte con il pesapatate, le serie TV adesso sono fatte con una persona nera, una persona omosessuale, una persona con disabilità, una donna, tre donne, un uomo non patriarcale, come se esistesse appunto una formula per tutto questo. Ma andando a guardare invece il quadro che ci viene offerto dalla reportistica statunitense, e la reportistica statunitense purtroppo è gran parte di quello che abbiamo, perché in Italia al momento esistono pochissime invece casistiche su questo tema, però d'altronde ci va anche abbastanza di lusso se consideriamo che la maggior parte delle serie TV che noi guardiamo sono serie TV dovuto rilevare che il processo decisionale continua ad appartenere tra il 70 e il 90% a uomini maschi abili e sessuali bianchi. Il che vuol dire che appunto la piramide del potere decisionale, dunque il potere apicale cosiddetto, è su un'unica categoria di persone. Chimamanda Ngozi Adichie, che è una scrittrice che io adoro, che ha scritto libri come Dovremmo essere tutti femministi, Americana, Cara il Giavele, ha scritto anche un libro bellissimo che si intitola Il pericolo di un'unica storia. Il pericolo di un'unica storia è quello che io ho applicato a una serialità televisiva che abbia questo tipo di dati dal punto di vista decisionale. Perché il rischio, purtroppo, è che nell'anche accettare che possano esistere storie di persone che finora non sono state visibili, dunque storie di categorie marginalizzate, esistono ovviamente innanzitutto moltissimi studi di quella che è la composizione del pubblico, però il problema è che questo potere a cascata, distribuendosi, continua a non privilegiare quelle persone, quelle categorie marginalizzate, ma soltanto, nel migliore dei casi, le storie e le attrici e gli attori che possono rispecchiare invece questo tipo di voci che sono state per molto tempo soffocate. Ma invece la piramide del potere che continua saldamente a essere detenuto da questa unica categoria, anche a scendere, fa molto fatica ad aprire i suoi ranghi alle persone che con cognizione di causa e consapevolezza potrebbero raccontare quelle storie, perché le hanno vissute, a differenza di chi invece non le ha vissute, chi invece rappresenta la categoria egemone, chi invece detiene anche un potere probabilmente di oppressione su tutto ciò che è invece considerato marginale e viene trattenuto nell'invisibilità. Dunque cosa succede? Cioè succede che dall'alto c'è una persona che decide che oggi facciamo una storia tra due donne nere lesbiche, ok? Però diciamo successivamente quello che accade è che il potere che scende da quel potere decisionale poi decide chi ci deve essere in quelle stanze della sceneggiatura. E molto spesso le persone che sono in quelle stanze della sceneggiatura sono ancora persone che rispecchiano il bagaglio del potere e non il bagaglio delle persone rappresentate, cioè il bagaglio delle persone che hanno il potere della rappresentazione, ma non quelle che detengono invece, deterrebbero e potrebbero detenere il potere della rappresentazione. Questo vuol dire che io nella stanza della sceneggiatura magari, diciamo, è più facile che io abbia tre maschi bianchi e una donna nera e una donna bianca lesbica, piuttosto che abbia una stanza della sceneggiatura che invece è composta come dovrebbe essere da donne nere lesbiche che possono raccontarmi quella storia con una grande cognizione di causa, anche in relazione a tutta una serie di oppressioni che hanno subito e alla particolare conformazione del privilegio che può esistere in relazione all'essere una donna nera. Spero di non essere stata troppo lunga, sicuramente questi sono temi complicati che hanno molto a che fare con l'essere appunto addette e addetti ai lavori e dunque a conoscere
come funziona il mondo della serialità televisiva, anche perché la serialità televisiva e il cinema non si assomigliano. Sì, no, non sia stata assolutamente lunga, poi io ci vado a nozze perché, ripeto, leggendo il libro li ho trovati particolarmente interessanti e affascinanti, anche perché è un libro pop, quindi si legge con molta facilità, però ha tutta una sezione alla fine di rimando, che di aiuti alla lettura, di fonti, eccetera. Torno sul titolo, Eroine, il tuo libro è intitolato Eroine, però tu dici basta, bisogna abbandonare la mistica della superdonna, perché eroina non significa vado, entro, spacco tutto e faccio tutto, no, eroina, dimmi se ho capito bene, è scelgo io quello che voglio essere, quindi neanche queste figure femminili, queste eroine femminili che sono dei maschi travestiti, giusto? Bravissima, sì, assolutamente. Cioè, il senso in questo caso è, diciamo, quando si parla di eroismo si parla di azioni straordinarie, ma nella realtà quando si parla di eroe, in gergo tecnico, si parla di più di protagonista, nel senso che una eroina, è, così come un eroe, è in realtà il personaggio principale della sua storia, è la persona che porta la storia a compimento. Quindi come immaginatevi una persona che porta, non so, una valigia dal punto A al punto B, e quella valigia è appunto la storia. In questo senso compie un viaggio, e quel viaggio è definito appunto, in base allo schema creato da Joseph Campbell, è definito un viaggio eroico. Però sicuramente quello che dice è ultra vero, nel senso che purtroppo per una donna è ancora un privilegio straordinario essere la protagonista della sua storia. È in genere un privilegio essere protagonista di una storia, perché comunque se andiamo a guardare i famosi dati dei Diversity Report statunitensi, vediamo che nella scorsa stagione televisiva i personaggi femminili principali erano il 45%, mentre quelli maschili erano il 55%. Quindi questo dice già, secondo me, qualcosina anche, cioè dice che già essere, portare appunto quella valigia dal punto A al punto B è una cosa che comunque continua a aspettare di più agli uomini. Perché? Perché sono gli uomini che scrivono maggiormente le storie, perché sono gli uomini che decidono quali storie passano, e oserei dire anche che non sono uomini che tra loro sono poi così diversi. L'importante è ricordare che quando io parlo di questi concetti non sto parlando di tuo fratello Cristina o tuo padre o tuo marito o mio padre, sto parlando di un costrutto che mi aiuta a parlare di oppressione sistemica femminile e di privilegio maschile. In questo senso è chiaro che ogni persona ha un'identità precisa e può anche esulare da tutto questo, eppure si sta parlando di numeri aggregati, quindi si sta parlando di, diciamo, di tendenze più ampie che sono successivamente state accorpate dalla statistica in qualcosa che ci è utile al discernimento. In questo senso, purtroppo, quando a una donna è concesso il privilegio del viaggio, si tratta molto spesso, come tu dicevi, di un personaggio in realtà maschile inserito all'interno di un corpo femminile. Io per esempio ho recentemente visto una serie TV che ha esattamente un po' questo problema, che è La Regina degli Scacchi. La Regina degli Scacchi, non so se l'hai vista, sì, sì, pur essendo... due giorni fa. Esatto, pur essendo una, diciamo, una serie recisamente femminile, è una serie che si serve del viaggio dell'eroe, non del viaggio dell'eroina, quindi si serve di una costruzione tipicamente eroica maschile per portare la spettatrice e lo spettatore a un effetto edificante, perché la narrativa eroica maschile ha anche molto questo. Dal ciclo arturiano a oggi, le storie eroiche ci fanno stare bene. Ci fanno stare bene perché mettono in ordine la realtà, perché trasformano la caoticità nel reale. Ma questo perché succede? Non sono gli eventi di per loro a essere significativi, molto spesso quegli eventi avulsi da un continuum ci risultano estremamente casuali. Quello che invece è significante è la griglia narrativa, quindi la maniera in cui noi mettiamo quegli eventi in sequenza. The Queen's Gambit fa questo. Utilizza la griglia eroica maschile per, diciamo, costruire un
personaggio femminile forte che, nonostante vi sarebbero moltissimi ostacoli e vi sarebbe un e vi sarebbe insomma un protagonista a un femminile forte ha una ragione di esistere. Adesso non è che cioè io non mi dispiaccio che esista La Regina degli Scacchi, che peraltro è una buonissima serie, e quello che invece mi fa dispiacere è che più donne non abbiano la possibilità di raccontare il viaggio nei loro termini, perché io penso che il viaggio dell'eroina sia un'espressione un'espressione più ampia e che va in tanti punti di vista a contraddire la linearità del viaggio eroico maschile. Cioè, quindi io penso che il pericolo, tra virgolette, di continuare ad avere un'unica storia anche con un personaggio femminile sia reale. Però, d'altro canto, meglio di niente. Cioè, preferisco Beth Harmon che diciamo vince agli scacchi che un calcio nel sedere, senza dubbio. Però d'altro canto io ritengo che sia molto importante anche privilegiare l'autorialità e la scrittura femminili, e la scrittura femminile nella mia esperienza non produce mai personaggi femminili forti, è proprio rarissimo. Cioè, a meno che non ci siano esigenze di copione o di network, per carità, tutto può essere, a me è capitato nella maggior parte dei casi di imbattermi in personaggi femminili scritti da donne che fossero veramente dei personaggi molto efficaci. Non è il caso della Regina degli Scacchi. La Regina degli Scacchi è scritta da un uomo, e il romanzo è scritto da un uomo e poi la serie è scritta da un uomo. Ma questo, ripeto, non è di per sé un problema, nel senso che purtroppo i dati ci dicono che sono comunque gli uomini a scrivere le nostre storie. Però anche qui, se parliamo di restituzione, allora vediamo che c'è una grossissima disparità. Perché oggi, sempre mi rifaccio ai dati statunitensi, le donne che scrivono le serie TV, quindi le donne che hanno il potere della loro storia, e dunque le donne che scrivono le eroine, esistono tra il 22 e il 28%. Sì, c'è poi anche da dire che anche quando vengono creati dei ruoli femminili, anche quando viene affidato a una donna la rappresentazione del ruolo femminile, anche qui ci sono dei distinguo, perché non tutte le donne sono uguali. Mi viene giusto in mente una diatriba che stavo seguendo proprio nei giorni scorsi sulla serie TV animata BoJack Horseman, dove l'attrice Alison Brie, che dà la voce ad uno dei personaggi principali della serie, uno dei più importanti, lei ha detto: ecco, non avrei dovuto io dare la voce a questo personaggio perché il personaggio è una donna di origini vietnamita, io non lo sono. Non è giusto, se me lo chiedessero oggi rifiuterei. Quindi si comincia già a vedere anche tra le persone privilegiate, poi anche il discorso del privilegio, c'è gente che anche ci sono diversi gradi di privilegio, cioè viene prima l'uomo bianco, poi viene la donna bianca, eccetera. Però anche a questo livello si comincia già a vedere qualcosa, non credi? Un po' di ottimismo, assolutamente, un po' di speranza. Sì. Hai portato un esempio davvero perfetto di quello che diciamo della restituzione delle storie alle persone che sono rappresentate. Il problema è chiaro che nessuna persona che dica, come dico io, le storie vanno restituite alle persone rappresentate, non sa cosa sia il mestiere dell'attrice e dell'attore. Cioè, io vorrei rassicurare le persone che io so cosa vuol dire fare l'attrice o l'attore, il che vuol dire che evidentemente è un lavoro che presuppone essere qualcosa che non si è. Però qui entrano in campo delle considerazioni politiche che sono di ordine, ancora una volta, numerico. Cioè, nel senso che se io sono una donna vietnamita e non ho posto nel sistema hollywoodiano perché il mio posto, quello che sarebbe scritto per me, perché parliamo di un personaggio di origini vietnamite, è occupato invece da una donna bianca, da una donna caucasica che non ha origini vietnamite, il problema non è che lei non sappia recitare o non fare il suo mestiere, che è interpretare qualcosa di diverso da sé. Il problema è che io, che vorrei fare quel mestiere, invece mi trovo davanti a una porta chiusa, perché i dati che riguardano
la presenza di attrici e di attori non bianchi, neri di colore e indigeni negli Stati Uniti, nel caso appunto degli Stati Uniti, sono comunque veramente, veramente bassi. Parliamo di una percentuale del 10% davanti alla telecamera. È veramente, veramente poco. Cioè, altro che sono tutte serie nere, non, cioè, non è proprio, non, cioè, nel senso, ormai le serie sono tutte con protagonisti e protagoniste nere, sono tutte con donne, uomini omosessuali. Questo non è assolutamente la realtà, sia per ciò che concerne il mondo LGBT che per ciò che concerne il mondo invece che fa parte del mondo nero, di colore e indigeno. In entrambi i casi le statistiche si aggirano intorno al 10%. Sì, quindi i numeri alla mano è sempre molto importante, come dici tu, sì. Anche accompagnare le nostre opinioni dai numeri, perché altrimenti si rischia di venire accusate di parlare di pancia. Marina, siamo quasi arrivati in conclusione. Io volevo farti una domanda che un po' esula dal contenuto del libro, perché riguarda i personaggi maschili. Come lo vedi tu l'ideale del personaggio maschile per accompagnare in modo armonico e non un bel viaggio dell'eroina? Come lo vediamo questo personaggio maschile, che serve naturalmente? Dipende assolutamente dalla storia, dipende assolutamente dalla storia. Cioè, per me, per esempio, c'è una nuova serie che si chiama Lovecraft Country, che anche questa è su Sky, giuro, Sky non mi ha pagato per dire queste robe, soltanto che c'hanno tutte le serie loro in quest'anno, Lovecraft, che peraltro sì, certo. È complicato per via del Covid. Quella è una serie scritta, diciamo, adattata a partire dal romanzo, da un romanzo e adattata da una donna. È una storia a protagonista maschile, ma è allo stesso tempo un'epica femminile, perché ha intorno a sé, quest'uomo in realtà ha almeno quattro personaggi femminili che sono dei personaggi femminili straordinari, e sono loro che accompagnano lui, però in realtà è lui in quanto eroe che anche scolpisce loro. Cioè, io penso che sia anche molto importante, queste sono considerazioni molto ampie, credo che sia importante sempre un equilibrio nelle storie. Sicuramente le narrative eroiche classiche hanno personaggi che tutti quanti nascono, la loro funzione è costruire l'eroe, il protagonista. Mentre invece può accadere anche il contrario, cioè per esempio penso anche a un'altra serie che è Glow, è una serie corale, una serie molto ampia, dove la protagonista è appunto Alison Brie, appena nominata, che interpreta Ruth Wilder, e anche in quel caso in realtà è più Ruth che scolpisce il mondo attorno a sé, oltre che essere il mondo attorno a sé che scolpisce lei. Questo secondo me è un bellissimo equilibrio di scrittura. Però, diciamo, io penso che anche le narrative eroiche maschili di loro si stiano molto evolvendo. Basta guardare, per esempio, The Mandalorian, la serie TV Disney Plus, che è una serie molto bella, con un uomo che, diciamo, noi abbiamo visto tanto spesso, abbiamo visto, non lo so, Indiana Jones, Han Solo, tutti gli eroi con cui io sono cresciuta, gli eroi anni 90, erano sì eroi dal cuore grande, però erano anche eroi abbastanza tossici sotto qualche punto di vista. Cioè, diciamo che avevano più di un momento nel quale si comportavano un po' come patriarchi, mentre invece andando avanti nel tempo, appunto guardando per esempio Mandalorian, che è una eco diretta di quei personaggi lì, però lui invece è un personaggio che non ha tutte quelle cose, anzi un personaggio la cui dote maggiormente esaltata sarebbe una dote tipicamente femminile, che è quella dell'accudimento, perché Mandalorian è un papà, sebbene di un figlio non biologico, e questo a me è sembrato e continua a sembrarmi una cosa talmente bella che mi fa sorridere. Bene, Marina, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, io riprendo il libro per farlo vedere, per invitare tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, quelli che ci guardano a comprarlo, perché è veramente un companion, si legge con grande soprattutto, poi se vi piacciono le serie TV, e vi piacciono sicuramente, lo gradirete. Marina, ti ringrazio per aver risposto alle domande, avrei ancora tante altre cose da chiederti, ma mi riservo di farlo in privato, magari quando ci incontreremo, speriamo presto, di persona. Grazie Cristina per una bellissima intervista, e grazie moltissimo a Lei Festival, che comunque con grande voglia di esserci ha trasformato la sua edizione. Questo è molto bello e molto importante. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a Marina Pierri e a Cristina Marras per questo incontro veramente interessante e stimolante. Ricordo che il libro del quale si parlava di Marina Pierri è possibile trovarlo nella libreria Miele Amaro, che è uno dei nostri partner. Io vi do appuntamento a tra poco, prendiamo una piccola pausa e alle 18, quindi tra pochissimi minuti, per chi ci segue in diretta, avremo l'incontro con Maurizio Pallante dal titolo Il diritto di non emigrare. Quindi tra poco partirà una nuova diretta e buona serata, a tra poco.